Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Quest'oggi continueremo questa serie SnowRunner e siamo a Picco Nord, proprio dove ci eravamo lasciati la scorsa puntata. Da Picco Nord io direi che possiamo proseguire. Volendo potremmo anche scendere da qua sul dirupo, però ci devastiamo. Io direi che da qui non si può passare. Io vorrei scendere da qua, possibilmente. Se si può. Vediamo, proviamoci. Perché vorrei andare a sbloccare questo. Già. Ma quello si trova dalla parte opposta. Tipo così. Secondo me ci spacchiamo la macchina di brutto qua. No, non si può. Non si può completamente. Ci proviamo. Secondo me ci devastiamo la macchina. Tengo il freno premuto. Piano, 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 piano. Piano, 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 piano il perello. Ok, ribaltamento. Iper ribaltamento, abbiamo distrutto la macchina, capriola, non ci sto capendo più niente, metto la camera interna così vediamo cosa succede. Oddio, 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 sembra un film dell'horror. Piano, 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 madonna mia, abbiamo devastato la macchina. Però siamo riusciti nel nostro intento. Ci saremmo morti nella vita reale, soprattutto, sicuramente. Però siamo arrivati. Io volevo andare qui. Dai, così non vi annoio con le strade lunghe, diciamo così. Con i percorsi lunghi e i gameplay lunghi. Anche se a volte il gameplay lungo ha un suo perché. Dipende dal momento, dalla situazione, da come è fatto. Io faccio gameplay abbastanza rilassanti, tranquilli, perché credo che vedersi un video bisogna anche, oltre che divertirsi, anche rilassare la persona. Magari lo state vedendo dopo lavoro, magari siete sdraiati sul letto, non avete niente che fare, magari siete in giro, magari state studiando, eh? Che vi tiene compagnia, una voce che vi tiene compagnia. Sempre meglio del televisore, che ogni tanto dà un po' casino, fa un po' casino. Qui cosa abbiamo? Uno Chevrolet Kodiaq C70. Ma se lo tiro fuori diventa mio. Qui c'è un potenziamento. Quindi signori, priorità al potenziamento. Penso che di qua si possa scendere, no? Sì. Andiamo di qua. Due. Poi da qui come andiamo qua? A tipo così? Non lo so. Improvviso. Vai. Freno a mano e via. Con la pioggia. Frenatona. E albero. Gli alberi, i rami soprattutto degli alberi, sì, sono un po', hanno un po' l'effetto calamita. Cioè c'è un albero vicino, a un metro di distanza, la macchina sta girando, no, va contro l'albero. Questa è una cosa che non mi piace molto. Accendiamo le luci, anche se mi sa che si è rotto un faro, vero? Eh sì, questo è anche carino che i fari si rompono. Piano. E mo? Off-road proprio. Andiamo all'avventura. 4x4 o 4WD o AWD, chiamatelo come volete. Il concetto è sempre lo stesso. La stazione. Qua non credo sia una zona sicura.
Siamo sicuri che è giusto di qua. Vabbè, intanto ne siamo passati. Giriamo di qua. Che lui vorrebbe fare il giretto di là, ma noi ce ne andiamo di qua. Ok, piano piano. Ci siamo. Ui, zompetta. E andiamo qua. Dice c'è la piena? Andiamo, vai, proviamoci. Meno male che abbiamo messo il tubo dell'aria in alto. E via. Potenziamento, mostriamo. Gemsy e Fleetstar. Fleetstar. Ok. Il Fleetstar è questo qua. Questo camioncino qua. Va bene. Abbiamo un potenziamento. Ponte di legno. Attenzione, cioè abbiamo un ponte di legno qua vicino. Però sarebbe meglio. Ecco, il discorso adesso è che noi di qua non ci possiamo andare. Lì ci vuole un ponte di legno. C'è un blocco stradale. Ma noi non possiamo andare perché qua c'è tutto il lago. Però possiamo andare a sbloccare quello lì. Scusate il giro di camera che credo che vi abbia dato molto fastidio. Quindi a questo punto io direi di qua andare qua. Così ci sblocchiamo tutta la mappa. Possiamo dedicarci alle missioni. Perché le missioni senza una mappa sbloccata è un po'... Guarda, siamo passati prima, c'è ancora il solco. Si vede nell'acqua. È un po' bruttino fare le missioni senza... la mappa sbloccata. Ci siamo impastati, signori. Michele impastato. No, no, ce la facciamo. Dai che esce. Dai, dai che esce. Scava, scava. Scava come lava. Ok. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo... percorre un attimino il sentiero senza devastare la foresta e arrivare dove nessun altro uomo è mai giunto prima. Già. Allora, piano piano. Non era di qua, assolutamente. Non era assolutamente di qua. È una zona difficile da uscirne. Molto difficile. Ok. Datemi un pezzo di terreno, una strada, un sentiero. E vi porterò lontano. Oh, che massima. Allora. Sinistra, al bivio. Attenzione, c'è un problema. Siamo senza benzina. No. Questa cosa è... ma c'era un potenziamento qua. Questa cosa non va bene. Perché rimanere senza benzina è un po' un casino. Quindi quello che possiamo fare è togliere tutto, andare di qui. Qui c'è un blocco, ma non credo che riusciremo mai a passare. Lì c'è un ponte per una montagna. Allora facciamo così, ci andiamo a prendere questo potenziamento. Se ce la facciamo, ma non credo, siamo troppo lontani. E mi sa che questa volta ci toccherà fare il recupero. Però aspetta, consumiamo abbastanza poco.
E se di qua riuscissimo a passare, ma al ponte no, dove cavolo è la benzina? Allora, l'ingresso garage è qui. E non credo ci arriveremo mai. La stazione di rifornimento è dall'altra parte. E lì ci manca un ponte di legno. Quindi non si può passare, suppongo. Suppongo non si possa passare. Allora. Vediamo com'è questo blocco stradale, questa frana. Vediamo un attimo, perché se riusciamo ad circoscriverla, forse riusciamo a fare benzina. No, circoscrivi niente qua, eh. Qui non circoscrivi niente. Però lui ci fa fare un giro così. Sì. Sa che siamo rimasti a piedi di nuovo. Ogni volta mi dimentico questa benzina io. Oh, ed è pure gratuita, eh. Nel gioco la benzina è gratuita. Drilling site. Spegniamo il motore, vediamo se scendiamo in folle. No, eh. Pensavo si potesse. E invece no. Va bene. 2 litri al minuto. Non credo ce la facciamo, eh. La strada è questa, però abbiamo bisogno di benzina. Abbiamo sempre bisogno di benzina. Troppa benzina. Sì che abbiamo fatto tanto con questa macchina, eh. Però attenzione, mi stavo vedendo in una brutta situazione. Laviamo la macchina. Ah, proprio così? Un affarone. E non mi dire, no, almeno fammi prendere quel potenziamento lì. Ma se rimaniamo senza benzina, poi possiamo. Ah, aspetta. Quindi lui vuole che adesso andiamo di là. Ma come ci arrivo di là io? Ma lì c'è una macchina. Ma è impossibile. Troppi alberi, già quest'albero ci ha bloccato. Non si può ritirare fuori con la macchina, no, vero? Vabbè, ci proviamo con gli ultimi 3 litri. Io so che siamo rimasti a piedi, dovremmo fare un recupero, eh. Io già lo so. Facciamo così. Questo pezzettino qua ci trasciniamo così. Ma che è successo qua? Ci stiamo trascinando col verricello per non consumare benzina, eh? Facciamo veramente schifo. Metri, non ce la faremo mai e poi mai. Si è già spenta la macchina, penso. Però vediamo se riusciamo in qualche modo a tirarci col verricello. È finita la benzina. Sapevo io.
Dai, non c'è più benzina, quindi non ci fa agganciare. Sì. No, 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 no. Piano, piano, piano. Ok. Ci avevo sperato per un attimo. Quello lì là sopra cos'è? Ehi. Ah, ci tira indietro. Ok, niente. A 37 metri dal nostro obiettivo. Eppure quando faccio così, cercando di salvare il salvabile, piano. Niente. Per questa volta dovremmo fare appunto il recupera per forza. Già. Però dobbiamo per forza sbloccare quelle missioni lì. Il ponte e quell'altra. Allora, vediamo un attimo. Sì. Per forza. Dovremmo andare qui, al ponte di montagna. Ma la posso prendere così? Ponte di montagna, questa qua. Gli serve longarine e due blocchi di cemento. Ce l'abbiamo tutte e due. Perfetto. Cambiamo. Ho spento il motore. No. Ho lasciato il motore acceso di quel camion lì? Veramente? Ah, no. Quindi, per fare quella missione lì abbiamo detto i blocchi di cemento e longarine. Ce l'abbiamo tutti o no? Blocchi di cemento ce l'abbiamo. Longarine pure. Si può spostare il carico? No, vero? Ma cosa? No, ma che cavolo? No, no, collega rimorchio. No, eh. Starca rimorchio. Non l'ho capito, signori, cosa è successo. Non ho subito capito cosa è successo. Questo che cos'è sto coso? Un rimorchio gigante. Va bene. E per prendere quella roba lì abbiamo bisogno della gru. Mannaggia. Va bene. Non capisco. Mi adeguo. Mi adeguo a ciò che ho visto. Va bene. Porta in garage. Personalizza. Componenti telaio. Potremmo anche usare questo un attimo. Ah no, questa non ce l'abbiamo. Questa. Questa ce l'abbiamo. Usiamo per adesso questo. Non so come si usi, quindi. Vediamo cosa succederà. Perché quello che vorrei fare è prendere quelli là. Quindi. Attivo aggancio. Non ho capito. Attivo aggancio. Ok. No, attivo aggancio. E poi come si muove? Ok, adesso.
Non ho capito. Ah, no, no. X modalità gru. Ah, ecco. Ah, ecco. Ok, per caricare manualmente il camion devi sapere come usare bene la gru. Tieni d'occhio i suggerimenti e i comandi. Perfetto, questo è. Non l'ho mai fatto, quindi lo vedremo insieme. Ok, allora abbiamo questo qua. Ok, fa così. Come si fa a rotazione carico? No. Questo abbassa e scendi. Ok, e come faccio io a girare? Ah, ok, ho capito. Così, così e così cosa fa? Così aggancia? Penso che ho agganciato il carrello. Vabbè, va bene, va bene. Spostiamo il carrello intanto. Buttiamocelo davanti da qualche parte, va bene. Sì, lo so che non è messo bene, però. No, così. Ok, ah, così. Ok. E più di così io non lo solleva. Proprio difficile, eh? Ok, vai. No, 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 di qua, ce l'avevi quasi fatta. Aspetta che zonzola. Perfetto, molla il carico. Perfetto. Non lo so, li posso mettere tutti e due sopra uno sopra l'altro? Si fa un po' fatica, eh. Allora, vediamo. Aggancia per il rilascio del cello. Imballa carico. Perfetto. Ok. Attiva aggancio. Attiva aggancio. Modalità gru. Ok, agganciamo, tiriamolo su. Ok, no, non capisco perché il gancio non vada in alto. Proprio non lo capisco. Rotazione carico non fa niente. Ok, abbassa, alza. Oh, finalmente. Stavo veramente soffrendo, non lo trovavo. Anche perché c'è i comandi invertiti ed è una cosa odiosa. Mollalo così. No, mamma. Ok. Rifacciamo, agganciamo, solleviamo. Mollalo così, perfetto. Non c'è. Disimballa carico, imballa carico, perfetto, grande. Ok. Oh.
Aggancia il verticello, però aspetta, questo qua lo dobbiamo spostare un po' meglio, quindi facciamo così. Aggancia verticello, questo qua. Vai. Perfetto. Ci possiamo attaccare questo al rimorchio? Sì, ok, andiamo. Perfetto, allora ci siamo. No, potremmo portarcene tre addirittura. Facciamo un attimo il mattino perché sennò diventiamo pazzi. E ce ne andiamo. Linea caduta. Qua, ponte di montagna. E sarà un casino perché lì passare lì è difficilissimo. Proviamo. Siamo ipercarichi. Non so se ce la faremo, eh. Non so se ce la facciamo. Già mi vedo nel panico. Già in qualche modo mi vedo in panico io. Dai, 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 su. Ci trasciniamo un po', non troppo. Vai. Perfetto. Questo già è un passaggio un po' bruttino, eh. Vediamo se riusciamo a oltrepassare questo posto. Diamo un po' più di velocità perché siamo veramente carichi, eh. E dopo più avanti c'è un altro pezzo che è veramente brutto. Poi è tutta strada normale, quindi non avremo problemi. Ma questo pezzettino qua, evitiamo le pietre che ci bloccano. Ok, vediamo un po' se ce la facciamo qua adesso. Andiamo lenti, dai. Almeno saliamo sicuri. Ok, andiamo qua. Piano, piano. Ci siamo bloccati in una pietra. Quella ce la stiamo trasportando. Le pietre sono qualcosa di terribile. Ci agganciamo lì, via. No! Ce l'ha fatta a reggerci. Questo sì.
Dai. Non voglio sganciare il rimorchio perché sennò è un casino. Ok. Dai, dai, dai. Vediamo un po' come facciamo, come facciamo. Ci aiutiamo col rimorchio, dai. Il classico trucchetto del rimorchio, via. Piano piano. Di accelerata perché c'è, come slittiamo, va va va, niente, dobbiamo andare lenti, siamo troppo carichi. Ora qua dovremmo prenderla tutta a destra, perché se non mi ricordo male c'è il fangone a sinistra. Oh, abbiamo messo la seconda. Non ci posso credere. Dai, vai che c'è la discesa. Prendi un po' di velocità. Metti la terza. Bravissimo. Vai. Vai, senza ribaltarci. No, 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 non fare, non fare le stupidaggini. Piano. C'è qualcosa che blocca il carrello. 3, 2, 1, via. Anche lì c'è la strada e anche il benzinaio. Ci siamo quasi, così facciamo anche un po' di benzina. Qui vuole che tiriamo fuori qualcosa. Faremo anche questa missione dopo. Nuovo obiettivo scoperto. Cisterna di petrolio mancante. Ok. Abbiamo fatto benzina e adesso... finalmente un po' di strada normale. Andiamo a sbloccare il passo in montagna. Per poco, un po' di strada normale. Solo per poco. Molto poco. Scendi qua, vai, vai. Ci aiutiamo ogni tanto col varicello perché è un'impresa. Veramente un'impresa titanica. È veramente difficile quando sei carico di cemento. Ci stiamo portando di tutto. Ci siamo bloccati? Ma veramente? Ah, ma... freno a mano. Cos'è successo? Ah, ha deciso lui di fermarsi lì e poi ripartire. Va bene. Ah, proprio non ce la fa. Se non metto le ridotte, non ce la fa. Dai, su. È strada normale questa, eh? Siamo ipercarichi. Non ce la fa il motore. È il motore che non ce la fa. Troppo...
troppo piccolo. Però avevamo dei potenziamenti per questo qua, avevamo sbloccato. Vabbè. Mostra incarico, accetta. Facciamo così, spegniamo anche il motore. Perfetto. Mostra incarico, passo di montagna. Va bene. Facciamo finta che l'abbiamo visto. E poi... Signori, avemus ponte. Esatto. Abbiamo il ponte. Eccolo qua. E non so perché, ma ancora ci sono... Ma ci sono ancora... Ma cosa vuol dire? Vabbè, vediamo. No, ci sono ancora... i blocchi di cemento. Ok. Vabbè. Con questo piccolo bug io vi saluto e vi auguro la buona serata, perché da me è sera. Come sempre, se vi è piaciuto lasciate un like per supportare... Oddio, sono diventato dislessico, tutto di botto. Per supportare questo piccolo canale in crescita. E... ok, non riesco a chiuderla. Quindi, come sempre, siete mitici, la lascerò proprio così, originale. Perché Yota è originale. Alla prossima. Bye bye.